Ma ciao! Ciao a tutti! Come vedete il groviglio l'ho trasformato in una sorta di albero di Natale. L'atmosfera è così, non con tanto luce, perché così potete godervi le luci dell'albero di Natale. Albero. Vabbè, dai, l'ho fatto qua, c'è il calorifero, ho attaccato i fili così, poi col chiodino l'ho attaccato in su, ho fatto tipo la forma dell'albero di Natale. Godetevi questo. Allora, cioccolata calda con la panna e la prima fetta di pandoro, che è questo. La prima della stagione, perciò andiamo a tagliare una fetta di pandoro. C'è anche il dottor Nozzi. L'apo è di là perché è tardi. È sera. Ok, possiamo fare. Come faccio io adesso? Potrei fare così. Allora, torno subito, eh. Eccomi qua. Ho tenuto la fetta e l'ho messo nella scatola, vediamo qua. Ho fatto la cioccolata calda, però non quella nera, ma ho fatto quella alla vaniglia. Fa 1000 gradi, però mi piace di più quella bianca. Allora, ragazzi, è domenica sera, voi lo vedrete domani, che per oggi, cioè che per voi sarà stasera, lunedì sera, però io l'ho registrato ieri sera. Cioè stasera. Buono. Ecco una goccia di cioccolato. Mi avete chiesto, e avete ragione, che non vi ho raccontato quella. Non vi ho raccontato quella. Del toro meccanico. Però, vedendo una pubblicità oggi su internet, mi è venuta in mente un'altra storia. Non parlo forte perché sono le 10:30 di sera, credo che siano. Mi è venuta voglia di cioccolata. E pandoro. E tu va, faccio il video. Così lo mangio in compagnia vostra. Allora. Quella del toro meccanico. Però vi voglio raccontare un'altra cosa, perché vedendo una pubblicità oggi, cioè, mi è venuta in mente una roba che sono morta da ridere da sola. Allora, sempre risale sempre a quell'anno che mi sono separata e che sono rimasta sola, libera per quasi un anno, perché poi mi sono fidanzato col famoso, quello che vi ho raccontato, che mi ha cornificata, quella, ecco. Però ci sono stata 11 anni benissimo, perciò non posso dire niente. In quell'anno lì mi sono data la pazza gioia, perché venivo fuori da una separazione disastrosa, da un matrimonio disastroso. Per cui è come quando tieni un leone in gabbia, poi quando lo liberi, ecco, io ero così. Periodo lì vi avevo raccontato che andavamo sempre al nord-est dove c'erano tutti gli americani, e lì avevo conosciuto sto ragazzo che si chiamava Roger, un italo-americano, cioè italo-americano,
Era americano, però parlava anche italiano, perciò italo-americano. Comunque, era giù in caserma a Ederle. Ci trovavamo sempre quando andavo in discoteca, no? Era un bellissimo ragazzo, un Marcantonio di 2 metri, con sti occhi azzurri. Bello come il sole, mamma mia. C'era un po' di ammiccamento tra noi due, sai, con gli sguardi, andavamo a ballare, mi invitava, perché ancora a quella tempo c'erano i denti. Quello che adesso non fanno più. Ci stavamo conoscendo, anche se io sinceramente non volevo una storia seria, anche perché ero appena venuta fuori dalla separazione, perciò volevo divertirmi e basta. C'è zucchero a velo dappertutto. Perciò, questo ragazzo, c'era sempre la mia amica, due mie amiche, quelle che vi ho detto, la Enza e la Claudia. Andavo sempre con loro due. La sera sta mia amica mi fa: guarda, ho casa libera perché mia mamma va al mare. Mi sarebbe piaciuto fare una cena a casa mia. Invitiamo un po' di amici. E io, ok. Poi l'ultima sua mamma si è rotta un piede e non abbiamo più potuto farla. Perciò abbiamo detto: andiamo. Li invitiamo e andiamo a mangiare su in una birreria dove è enorme. Chi abita giù in Veneto la conosce. Andiamo in questa birreria. È sotto una montagna, c'è tutto il bosco e il parco dove ci sono le giostrine per i bambini. Che una volta sono andata lì con un vestito. Sapete quella che gira così, che fate così, gira, vi sedete intorno i bambini e tiri e gira e gira, mi si è incastrato il vestito, sono rimasta in mutande, vabbè, un'altra storia. Comunque ho detto andiamo lì, andiamo a birreria su mano, ok, andiamo a birreria su mano, invitiamo sto Roger e altri due che piacevano a loro. Ed era per il sabato sera. Arrivo, non mi sono neanche portato il bicchiere. Vabbè, qua ci bevo solo io. Ok. Io invitiamoli, loro dicono va bene, io figurati, perché poi io dovevo andare a lavorare il giorno dopo. Per qualche tempo facevo due lavori, lavoravo anche in impresa di pulizia, che la mattina alle 6 bisognava andare a lavoro, anche di domenica. Perciò io ho detto, vabbè, io vengo, però non è che posso venire a casa tardi perché devo andare a lavorare. Il giorno dopo, sto Roger mi fa: non c'è problema, accompagno io. Cioè, non è che ha detto così, però l'ha detto con quell'accento, l'inglese. Capite adesso perché parlo bene l'inglese quando faccio i video lì, che delle creme, ecco, perché ho frequentato uno che parlava inglese. Perciò, famiglie gradi, diciamo così,
Vedete che è bianca? Bianca, gialla. Perciò lasciamo raffreddare, intanto vi racconto. Perciò va bene. Lui ha detto ti accompagno io. Io figurati, non mi sembrava vero. Ho detto ma accompagna lui. Figuria, io già mi ero fatta il film, no? Sicuramente ho detto questa è la scusa che mi accompagna, mi porterà in camporello da qualche parte, figurati. Dentro di me ho detto cavolo, non ho niente di carino da mettermi, cosa si fa quando manca quelle cose lì? Solitamente in quegli anni le robe, almeno noi le ordinavamo alla posta del market o all'avestro, anche la roba intima, no? Perché non è che c'erano tantissimi negozi 30 anni, 30 anni fa. 23 anni fa, perciò, anche perché all'avestro posta il marchio, non è che tu te gli telefonavi, dovevi compilare il foglio, spedirlo, aspettare che gli arrivasse, forse ti arrivava la roba dopo 20 giorni, un mese. Perciò, io gli metto un altro po' di panna, forse si raffredda. Che dite voi? È troppo calda. Vediamo se raffredda. Perciò in quei casi cosa si fa? C'era un unico negozio dove abitavo io a Villaverla, dalla Franca. Un negozio di una vecchia cattiva, arpia. Anche questa non la sopportavo. Era proprio cattiva. Odiava gli animali e i bambini, non la sopportavo. Però era l'unico negozio di merceria che c'era nel paese. Ok, vendeva la qualunque, era un negozio di 3 metri per 2, però vendeva di tutto, dalla biancheria intima, alle canottiere, a coperte, e lenzuola, di tutto. Tutto ammucchiato, però vendeva di tutto. Ho detto devo andare a comprarmi un completino intimo decente perché non c'ho niente di decente. Fa caso che copuliamo, vabbè. Vado lì, andiamo. Tant'è che ho detto speriamo ci sia il figlio Edoardo, un rimbambito di 50 anni, mai sposato. Di quelli proprio che vedeva una donna, proprio faceva le bave, però ogni volta che andavo io lì mi faceva lo sconto, a tutte le donne faceva lo sconto. Ho detto, sia mai che trovo lui invece della madre, ok, mi fa pure lo sconto. Poi se prendo qualcosa di intimo, figuriamoci questo qua, ingrifato come sarà, me lo regala pure. Fa niente, vado lì, c'era la madre. L'unica roba decente che ho trovato è stato un completino. Voi pensate che ero la metà di adesso, eh? Ecco, ero magra. L'unica roba che ho trovato è stato un completino nero, tipo rasato, tipo raso, di quello lucido, carino. Ho detto, vabbè, mettiamo questo. Arriva sera, mi metto tutta carina, con una gonnellina corta, sto completino sotto la maglietta, dov'è? Andiamo in questa birreria. Fatta la serata, scherzato, bevuto, quasi in compagnia. Io ho detto, guardate, io devo andare a casa perché non so che ora era, se l'una o le due, però io alle 5 mi dovevo alzare. E mi ha detto, vabbè, ti accompagno io, no? Cioè, ma io volevo andare via prima perché speravo, cioè, che non mi accompagnasse a casa, sinceramente. Vabbè, comunque. Partiamo, in macchina parliamo, si ride, perché questa birreria su mano è circa un 20 km, 25 km da dove abitavo, forse anche di più. Si parte, si ride, si scherza, tornando a casa, e fammi vedere dove abiti, no? Dove devo girare. E dentro di me che Dio, come c'è? A casa, ma accompagni, vabbè. Ma accompagni a casa, davanti a casa. Ho detto, cazzo, vuoi vedere? Ho che l'unico americano
che sono tutti ingrifati, tutti. L'unico americano onesto e con dei valori l'ho trovato io. Cioè, l'unico, niente. C'è scappato solamente un limone e basta. Un limone, per chi non lo sapesse, una pomiciata, una passata di lingua, ecco. C'è stato un bacio e basta. Io, vabbè, che ci vuoi fare? In settimana ci sentiamo, gli avevo dato il numero di casa mia, mi telefono un paio di volte e poi non è che ci siamo messi d'accordo, perché ho detto se mi invita lui, se no io proprio niente. Il sabato dovevamo andare alla sagra a Vicenza, dove c'erano le giostre, le bancarelle e tutto quanto, sempre con le mie amiche. Io mi ero comprata una gonnellina sopra le ginocchia, molto carina, però ero bianca come, cioè vedete che io ho la carnagione, che la posso, sono bianca tipo la fiera della mozzarella, eh. Avevo visto all'acqua e sapone, mi sembra, un negozio dove tipo acqua e sapone, non mi ricordo. I primi, pensate che c'erano già, i primi autoabbronzanti, che erano spray. Era uno spray tipo molto liquido, che lo spruzzavi e con un guantino lo passavi e aspettavi. Ho avuto la malaugurata idea di comprarlo e dico, vabbè, è venuta la mia amica la sera prima di andare e con l'aiuto suo me l'ha messo sulle gambe e sulle braccia. Dopo qua avevo un po' di fondotinta, vabbè, avevo la maglietta, cioè il busto era bianco, no? Andiamo. Tanto ho detto chi se ne frega, ecco, andiamo. E era anche comodo, cioè non è che avevo fatto la prova su una mano, non è che andava via, era anche bello, almeno. Andiamo a sta sagra, giù a Vicenza. Facciamo prima in centro, siamo andati, prima siamo andati in centro a Vicenza. In piazza dei signori lì, che la chiamano così, a fare com'è che la chiamano? Lo strusciamento lì, cioè, lo chiamano lo strusciarsi, la struscia, lo struscio, quello che si va avanti e indietro, dai, per il viale, ecco. Andiamo lì e poi da lì andiamo a sta saga. Chi ti vado ad incontrare? Roger, che poi era vestito da militare. C'era vestito con quei vestiti della caserma, verde, con questi valoni. Mamma mia, mamma mia. Cioè, io in quel periodo lì veramente ero come un adolescente di 15 anni, cioè. Avevo gli ormoni come un adolescente di 15 anni in quel periodo lì, perché, ripeto, era venuta fuori dal matrimonio. Disastroso, che già lì è da anni, insomma, non vi sto a spiegare. Perciò lì ero in piena libertà, cioè mi vedo che poi il fascino della divisa, c'era sto Marcantonio di 2 metri con sta divisa qua, con sto coso qua. Mamma mia. Sta panna qua, come avete visto, io preferisco quella con la palla sopra blu, la spray pan, perché la spray pan la spruzzate e rimane dura, non si scioglie. Questa qua invece, come avete visto, non l'ho neanche mangiata su col cucchiaino, perché la metti diventa latte. Cioè, pensate che l'avevo presa per ieri della festa di compleanno, ok?
per metterla in cima alla torta, ma non l'ho neanche messa perché appena ne ho messa un pochettina e ho visto che si scioglieva subito, ho detto scioglie subito, viene fuori un pastone. Vabbè, mi sono divulgata, dilatata, divulga, quando cambi discorso, divulgata, dilatata, no, dilatata forse è un'altra cosa. Ho divulgato. Beh, vabbè, avete capito. Mi vado a incontrare lui. Sto Marco Antonio, bello come il sole, che mi fa pure i complimenti. Mi dice, bella, bella Franci, Franci mi chiamava, bella Franci. Preso sole, cioè, con quella cadenza lì inglese, no? Io, sì, piscina. Sono andata in piscina, siccome no. Andata 2 giorni in piscina. Bella, abbronzata, bella. E lì si va con loro, che erano in 3-4, si va con loro a fare un giro. Mi fa, t'accompagno a casa io? Io ho detto, vabbè, gli ho detto. Perché già lì era tardi, vabbè, ho detto. Dito in me ho detto tanto. Cioè, ho detto l'unico ragazzo bravo l'ho trovato io. Partiamo. Già in macchina aveva, mi ricordo, un macchinone di quelli neri, grossi, alti, di quelli tipo americani proprio. Che ci voleva la scaletta per salire. Cioè, già tornando indietro di lì, mi aveva messo la mano sulla coscia. Tant'è che ho detto: speriamo che la tintura qua regga, che non tiri sulla mano e gli resta la mano marrone. Io ero terrorizzata, vi giuro, adesso ve la racconto così ridendo. Però vi giuro, ho passato di quei momenti che non vi dico. Arriviamo davanti a casa. Mi fa un limone, cioè un bacio, e mi sussurra: non mi inviti dentro? Ma porca di quella troia! Cioè, dentro me in quel minuto mi sono venute in mente mille cose, come dire. L'ultima volta soccorso dalla Franca, la vecchia, prendermi tutta carina, tutta reggiseno, mutande, tutta lavata, improfumata, mi ero pure rasata, tutta, no? Niente. Stavolta che c'ho su sta roba qua, mi dici, mi inviti dentro, mi mettiamo, cioè. Allora, secondo voi, com'è che facevo a dirgli, cioè, mi è costato tanto. Ma gli ho detto di no. Gli ho fatto credere che sono una brava ragazza, che alle prime volte non faccio niente. Gli ho detto. Però, secondo voi, come facevo a dirgli di sì? Cioè, ho detto, mal che vada, anche se fai qualcosa a luce soffusa, cioè, per quanto poco io, se mi spogliavo, illuminavo la stanza a giorno, perché le gambe erano scure, le braccia erano scure fino a qua, le braccia, capito? Tutto il resto era bianco, bianco così. Cioè, mi vedete? Cioè, tutta gambe nere, braccia nere, il busto bianco. Cosa gli vado a raccontare, visto che gli avevo detto che ero andata in piscina? Non potevo fare una figura così. Perciò, a mio malgrado, ho dovuto dirgli: no, guarda, io le prime volte. Cacciala. Le prime volte preferisco. E lui: no, ma ti capisco. Lui: perché l'altra volta che ti avevo accompagnato mi sembrava troppo presto per chiederti qualcosa. Fesso de mamma te, cioè,
L'altra volta potevi chiedermi quando ero tutta pronta e preparata, no? Stavolta che ho il calcestruzzo nelle gambe, cioè, capito? Dai, cioè, quanto mi è dispiaciuto, anche perché poi l'ho rivisto un altro paio di volte, l'ho rivisto un altro paio di volte, lì sempre al nord-est. E poi non l'ho più rivisto, non so che fine ha fatto. Non lo so. C'è chi mi ha detto, dopo non so se era vero, che era sposato. Che era sposato ed era arrivata qua la moglie. Mi avevano detto così, non lo so perché, sinceramente, no, a me non aveva detto niente. Può essere che sia stato anche quello. Però ogni lasciata persa e per colpa di sto affare. Non si è copulato con l'americano. Ecco, oggi ho visto proprio su internet che facevano una pubblicità di staffare qua, no? Di quanto, ecco. E mi è venuto in mente di quella volta lì. Ho detto no, la devo ora perché ne ho talmente tante da raccontarvi. Guardate, in quell'anno lì ne ho combinate, ma ne ho combinate che voi non avete idea. Ho fatto tutto quello che nei 7 anni da sposata non ho fatto. In quell'anno lì ne ho combinate di tutti i colori, mi sono divertita in un anno che voi non avete idea. E niente, quant'è? Mamma mia, 26 minuti. Niente ragazzi, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia piaciuto in luce un po' soffusticata. Si frusa, soffusa, soffusa, soffusa. In questa, ecco, domani vi fa. Adesso magari che è finito il video, ve lo posso pure. Aspettate, vedete, qua ho attaccato i palloncini. Ho attaccato i palloni, vedete che fa le luci diverse? Bellissime. E i regali, c'è chi mi ha chiesto di regali. Sinceramente, mi hanno fatto la torta, ma non ho ricevuto regali, anche perché, cioè, eravamo io, mio figlio e la sua morosa, e basta. Il regalo più grande che ho ricevuto, ve lo faccio vedere, che secondo me ha più valore, perché io non sono molto, non mi interessano tanto i regali. Ho ricevuto questa che mi hanno fatto la festa a sorpresa a mezzanotte. Mezzanotte sono andata fuori perché mi aveva detto rimani in camera. Ok, sono andata fuori, avevano preparato la cucina con tutti i palloncini attaccati e la tavola con la torta con questa. Aspettate che vediamo se qua che ve la faccio vedere. O forse qua. Allora, perché su cose che ho tenuto, oddio, se balla un po'. Scusate, questa qua. Mi ha messo sopra la candelina qua che suona e la tavola con i piattini, la torta e la mezzanotte. Poi la sera dopo abbiamo mangiato cinese. No, che abbiamo mangiato un cinese, abbiamo mangiato roba del ristorante cinese. E la ragazza del mio figlio mi ha fatto trovare questo in cima al coso con questo con la scritta che ve lo leggo che è stata la cosa, vabbè, che secondo me vale di più di 1000 regali. E mi ha scritto: sei una persona fantastica, la foto con la torta. E mi ha scritto: cara Franci, tanti auguri di buon compleanno, sono davvero tanto felice di averti conosciuta e volevo farti sapere che per me non sei solo una semplice suocera, ma sei come una seconda mamma. Conta sempre su di me, ti voglio tanto bene. E lì, figuratevi, mi sono messa a piangere della felicità.
mi sono commossa, ecco, diciamo così. E sinceramente questo vale di più di 1.000 regali. Ecco. E comunque siamo stati così in famiglia noi e basta. E niente, ho tirato avanti per altri 5 minuti, si è arrivati a mezz'ora, va benissimo lo stesso. Comunque questo è il mio angolino di Natale, i palloncini li ho attaccati qua e lì ho fatto una sorta Ferragni, mi fai un baffo, guarda qua. E beh, niente, bacio a tutti, se vi è piaciuto mettete like, se volete iscrivetevi e fate quello che volete. Vi saluto fra 3, 2, 1, vai!